Stiamo anche valutando sin da subito qualche svincolato di russo che magari si sta allenando e non ha trovato squadra e magari potremmo anche riuscire a fare qualcosa nel brevissimo. Per il resto, se questo non sarà possibile, chiaramente interverremo a gennaio nei modi e nei tempi che lo staff ci segnalerà. Da questo punto di vista abbiamo, diciamo, mezzi e risorse per farlo, questo l'abbiamo detto, e quindi non ci sarà difficoltà ad intervenire, ma speriamo per migliorare non una classifica da medio-bassa, ma magari per avere invece ambizioni, no, un po' più importanti di quelle che sono viaggiare poco sopra la zona playout. È un progetto che riguarda poter investire su delle strutture da mettere a disposizione della Teramo Calcio, quindi noi non è che pensiamo di sfruttare dal punto di vista commerciale nelle strutture e nel vecchio stadio, cioè, l'idea è quella che già era nata, insomma, in un primo incontro col sindaco, già prima dell'inizio dell'estate, e abbiamo detto che semmai avessimo raggiunto l'accordo con l'ingegnere Aghini, ci sarebbe stata gradita da parte nostra la possibilità di capire, con la disponibilità dell'amministrazione, una riqualificazione per dare, visto che gli spazi, avendo soltanto, per modo di dire, ma insomma soltanto un campo di calcio, chiaramente in uno stadio, gli spazi a disposizione per tutte le squadre della Teramo sono sicuramente stretti. Sicuramente è un asset che però è in una posizione talmente bella e strategica che, ove riuscissimo, insisto su questo tema del convitto, permetterebbe anche ai ragazzi e agli staff che vivono per la Teramo Calcio di vivere la città in modo più centrale rispetto sicuramente al Bonolis. Abbiamo visto anche qualche altro immobile che potrebbe essere di interesse per una riqualificazione mirata ad uno spazio da dedicare a convitto, per gli atleti, che questi siano calciatori della prima squadra o ragazzi che vengono da fuori per il settore giovanile. Quindi, insomma, l'idea è quella di riuscire a individuare uno o due asset da unire al vecchio stadio per creare uno spazio a disposizione degli atleti e dello staff che lavora per la Teramo Calcio.